tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come l'importante è lavarsi le mani con acqua e sapone. Adesso vi facciamo vedere uno esperimento che iniziamo questo, poi un altro e poi ancora un altro. Ma con questo esperimento cosa ci serve? Acqua. Dei pennarelli. Poi oro ed è il piatto. È un piatto. Adesso andiamo a disegnare sullo scottex il contorno della mano di Midori. La mia mano è in posizione. Vai, fallo. Adesso, se vuoi aprire il tovagliolo, si vede? Si vede anche dietro il passato. Sì. Adesso qui noi facciamo dei disegnini che sembrano dei batteri. Non ho capito, ma non si vede tanto bene. Passo io bene. Passo io bene bene. Adesso prendiamo il foglio. Questo, come vedete questo. Così. Così. Lo mettiamo nell'acqua. Vedete? Vedete questo? Questo è per far capire, Midori, che anche se la mano sembra pulita, in realtà è sporca e ci sono i germi. E adesso io la rompo. Nel prossimo. Cosa ci serve? Acqua e pepe. Ok, un piatto. E un piatto che sta qui ovviamente. Quindi mettiamo l'acqua nel piatto. Tutta. Poi. E poi ci mettiamo il pepe sopra. Serve anche del sapone. Ovviamente del sapone. Adesso Midori metterà il ditino nell'acqua. Sì. E poi nell'acqua col pepe. Non succede nulla. Adesso metti il dito nel sapone per bene e mettilo nel centro. Vedete cosa succede? Praticamente il pepe sarebbero tutti i batteri e i germi che con il dito solo pulito con l'acqua non vanno via, rimangono nel piatto, mentre col dito insaponato vanno via e vanno tutti ai bordi del piatto. A me piace molto di farlo. Adesso passiamo all'ultimo. In questo esperimento serve il glitter, tantissima acqua, il detensivo. Sapone, sì. E il detensivo. E un po' di acqua alla pulita. Adesso vi facciamo vedere. Ci sporchiamo tutte le mani con i brillantini. Ecco. Adesso che ci siamo sporcate le mani con i brillantini, proviamo a pulirceli solo con l'acqua. Quindi prova a pulirli dentro le mani, vai. Sciacqua. Tirale su. Vedete, i brillantini rimangono. Quindi adesso proviamo con un po' di sapone. Batte le mani, insapona per bene le mani prima. Bene, bene. Dai, sciacqua per bene. Tira su. Vedete, i brillantini sono andati via? Questo per far capire che i brillantini sono i germi e i batteri, che solo con l'acqua non vanno via, mentre con acqua e sapone sì. Vero, Midori? Ad esempio io lo voglio rifare, è troppo bello. Vabbè, questo, abbiamo fatto questi esperimenti per far capire, soprattutto in questo periodo, l'importanza di Midori di lavarsi le mani con acqua e sapone. E non solo con l'acqua, perché è molto importante, vero? Sì. Dai, salutiamo tutti. Ciao. Ciao. Io ho preso l'acqua.